Prosegue la campagna di rinnovamento dei mezzi meccanici in dotazione al Consorzio Bonifica Toscana Sud. Il nuovo arrivato è un mezzo tra i più moderni sul mercato, un Energreen ILFS 1500 allestito con impianto idraulico supplementare, con un braccio da 12 metri e una testata trinciante da 1,5 metri. E questa macchina qui, che noi è la quarta che ci abbiamo, riesce a fare il lavoro di doppio di un case normale, di una testata trinciante. Perché? Perché la posizione di guida, il trince si può girare avanti e indietro, e poi questa qui c'ha una cosa in più che le altre trince non hanno: abbiamo preso un trince particolare che possiamo però spostare di macchina in macchina per poter tirar fuori l'erba da dentro l'acqua. La scelta è caduta dunque su una macchina che consente anche una maggiore attenzione alla tutela ambientale. Un convogliatore di flusso consente infatti di allontanare dall'interno del canale il materiale appena tagliato e trinciato, che può essere poi portato alle centrali a biomasse. L'erba tagliata fa male a pesci, e noi preserviamo anche questa situazione qui. Noi vogliamo preservare l'ambiente, vogliamo preservare l'alluvione, ma vogliamo preservare anche le morie di pesci. Per cui noi anche su questa cosa qui ci siamo attrezzati per buttare l'erba fuori, l'erba trinciata fuori, e poi successivamente, quest'anno già una centrale l'ha presa, siamo a disposizione per sentire se ci sono anche altre centrali che vogliono raccogliere quest'erba. Il nuovo Energreen, acquistato tramite gara d'appalto, va in sostituzione di una macchina che ha ormai superato i 10 anni, con l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro. Il mezzo sarà da subito operativo nei canali di acque medie e basse della pianura grossetana e nella zona di Albinia.